Claudia Perna, conosciuta al grande pubblico per aver partecipato all'edizione numero 9 del Grande Fratello. Cos'è che spinge una ragazza comune palermitana che faceva l'assistente sociale a partecipare a un reality? Reality? Io, come dico sempre, l'ho fatto per soldi. Per questa esigenza, poi tutto quello che è venuto me lo sono preso, perché tu come sai mi piace il mondo dell'arte, faccio teatro da una vita, quindi ho detto vabbè, prendiamo la palla al balzo e continuiamo, facciamo questa esperienza, e così è andata. Quali sono state le cose negative che hai riscontrato in questa esperienza? Beh, in questa esperienza, oddio, l'ipocrisia, tanta ipocrisia della gente, che non ti puoi fidare veramente di nessuno, e il mondo della televisione che non è tanto veritiero, non parlo proprio del gioco, ma proprio la televisione in... Noi vogliamo sapere un po' di gossip. Oddio. Allora, c'è un copione al Grande Fratello? Ah, no, questo lo dico sempre, non c'è un copione, però chiaramente è televisione, quindi devi creare l'audience, devi fare audience, e magari c'è quel personaggio che è pronto a far di tutto pur di apparire di più, anche quando magari non se lo sente di fare qualcosa di spiacevole. Chi è che ha fatto qualcosa del genere nella tua edizione del Grande Fratello? Vabbè, per esempio Federica, che ha tirato quel bicchiere, secondo me non l'avrebbe fatto. Era in televisione, ha tirato sto bicchiere, adesso comunque la riconoscono per Federica, quella del bicchiere, del lancio del bicchiere. Poi ha coniato uno sport, no? Lancio del bicchiere. E invece, a te come ti ricordano? A me purtroppo mi ricordano come magari la piagnona, perché ogni volta mi dico: perché piangevi sempre? Beh, io piangevo sempre perché, vabbè, lì dentro si amplifica tutto. Poi avevo 100.000 pensieri, non me la sono vissuta bene bene questa esperienza, perché avevo troppi casini fuori e sapevo che poi comunque tornando la mia vita non è che cambiasse così. Però alla fine poi ho dimostrato anche, magari la gente mi conosce, dice: ma tu non sei così piagnona, solo che dovrei conoscere tutta Italia per smentire questa voce. Sì. E usciti dal Grande Fratello, cosa succede? Cioè, cosa c'è dopo? Quali proposte ti arrivano? In che ambiente ti trovi? E lì te la devi giocare bene, perché puoi fare, vabbè, le serate, ti arricchisci, tra virgolette, insomma, fai un po' di serate, prendi un po' di soldi con le serate. Quant'è il cachet per una serata e cosa si fa? Guarda, in una serata puoi guadagnare anche 1000 euro se non sei un personaggio, magari se non sei il top dell'edizione, guadagni, che ne so, 1000 euro. E che fai nella serata? Niente, ti mettono un microfono, fai alzare le mani, ciao. Io mi divertivo a farle qua perché ero a Palermo e conoscevo tutti e mi divertivo. E chiaramente non è una cosa che mi piace. Cioè, andare a fare la serata, c'è gente che veramente lavora e suda e tu arrivi, fa una serata così. Questo è anche bello, perché può essere un regalo della vita. Se la prendi così, se la prendi che ti monti la testa, allora non te lo meriti. Ma un anno dopo, cosa rimane di questa esperienza? Per me è un bel ricordo. Ma sì, ho conosciuto delle bellissime persone, come quelle antipatiche, orrende da dimenticare, e ho capito veramente che la televisione non fa per me. Però tu vuoi fare l'attrice, sì, tu l'attrice, parti che vuoi fare l'attrice, quindi sì, la bene o male ti ci ritroverai sempre in questo ambiente. Sì, purtroppo sì, però magari sai, se dovessi fare qualcosa, se Dio vuole, magari faccio l'ospitata, si parla della fiction, non di Claudia ed altro, no? Cioè, si parla del lavoro che fai, lo promuovi e te ne vai, ed è finita l'ospitata. Forse è meglio così, fare questo. Però purtroppo nel mondo dello spettacolo di oggi ci sono molti compromessi anche a livello, no, di ospitate, di foto. Sì, purtroppo me ne sono capitate tante di cose. Una in particolare che vuoi regalare al nostro pubblico? Vabbè, una proposta comunque, non è che, cioè, sono quelle sempre le avance, no? Dicono: tu hai talento, io posso investire su di te, avanti, andiamo avanti, però andiamo avanti come? Anche no, anche no. Una proposta indecente, ecco. E vedi avanti passare persone che non hanno un minimo di talento, non hanno niente, le vedi passare davanti, come alcuni per esempio del Grande Fratello, della mia edizione, lo dico, non dico, faccio i nomi, però comunque la gente passa avanti solamente perché ha amicizie. E peraltro, purtroppo. Era un regista, un produttore, chi era? Un grande produttore. Un grande produttore, quindi già comunque un piccolo scoop. Ecco, dopo un anno, tu che fai adesso? Cioè, comunque è molto difficile, non sei stata molto ricordata, sì, tra le tue colleghe, ad essere sincera, perché proprio oggi è uscito un articolo dove ricordavano molte delle ragazze del GF, sì, e purtroppo non c'era la tua foto. Meglio, io sono contenta perché...
cioè non rinnego quello che ho fatto, perché sono felice di aver fatto questo reality, perché mi ha dato tanto. Però per quello che voglio fare, appunto, la recitazione, ci ho sempre creduto, ho sempre studiato. Il Grande Fratello è un'arma a doppio taglio. E dopo un anno dici: che faccio? Adesso, come tu sai, sono tornata da Linosa, ho avuto l'opportunità e la fortuna, non lo so, di dare due battute in un grande film. E quelle due battute per me erano un personaggio intero. E basta, e continuo. A settembre riparto a Roma, ricomincio a studiare. Ci sono, speriamo, dei buoni progetti e stiamo così. Pensi di aver rappresentato al meglio la tua città, la nostra città, Palermo? Allora, come solarità purtroppo no, perché appunto, perché piangevo, magari la gente non ti dice: ma tutti i siciliani sono così. No, non sono così, siamo molto solari. Però credo di sì, perché tutti, quando hanno sentito una ragazza siciliana, hanno detto: questa sarà una proprio dello zen, questa sarà una terra terra, non sa parlare. Invece la gente che incontro mi dice: bello, sono contenta, non sei una ragazza, perché sai, zen è tutto, no? Leghi. Mi ricordo bene la gente, come la ragazza seria, tutti mi dicono: la ragazza seria. Una ragazza seria. Perché non sono stata con nessuno, mi sono spogliata, ho messo il culo di fuori, ecco, quindi la ragazza seria. Una ragazza, diciamo, ad altri tempi, oggi come oggi, nel mondo dello spettacolo. E questa ragazza seria, che progetti futuri ha nell'immediato, a parte Roma, la scuola di recitazione? Sempre, quello continua, a settembre vado. E progetti adesso, sempre, vabbè, con l'associazione, sempre con i bambini e tutto quanto, stiamo preparando Sogni a riscatto, che è una manifestazione che c'è sempre a settembre. Facciamo un festival del cortometraggio e finisce qui. Poi parto, vado a Roma e poi niente, io spero un giorno di fare una famiglia, di avere dei figli, dei cani. Alla fine tutte quelle del mondo dello spettacolo che fanno il reality, vi riuscite a dire questa frase: la famiglia, il sogno, i bambini, la pace nel mondo. No, vabbè, comunque il sogno di tutte le donne, cioè io prima voglio realizzarmi nel lavoro, quello che amo, e poi quando verrà, se Dio vorrà, una bella famiglia, che dici, no? Dai. Noi te lo auguriamo, dai, ti auguriamo questo e tanto altro. Grazie. Speriamo bene, un bacio. Ciao, ciao.